forse parecchio fermento ed entusiasmo, soprattutto per questi bambini, e si vede anche soprattutto qua davanti. Noi questa sera siamo all'esordio con questa nuova compagnia, quindi in qualche modo ve la devo presentare. Questa compagnia in realtà è nata già 4 anni or sono nelle nostre intenzioni, perché sedute a un tavolo, quando abbiamo cominciato a pensare di fare una nuova compagnia teatrale, e l'abbiamo fatta con i successi che avete visto adesso con la compagnia Arcobaleno, che ormai vola, diciamo, sulle ali di questo riscontro, di questo vostro alto gradimento proprio nei confronti delle commedie che abbiamo messo in scena. E già da allora era mia intenzione creare anche una piccola compagnia di ragazzi che potessero nel tempo proseguire quello che è l'arte del recitare in dialetto siciliano, e questo anche per fare in modo che non si perdano le nostre tradizioni, i nostri modi di dire e quant'altro. Ci siamo riusciti quest'anno perché si sono verificate tutte quelle condizioni di entusiasmo e di partecipazione da parte di tantissime persone che ci hanno consentito proprio di essere qui stasera. E poi abbiamo anche pensato come chiamare questa compagnia, e abbiamo pensato di chiamarli proprio i Folletti Gioiosani, perché incarnano in pieno quello che è lo spirito dei Gioiosani, come i Folletti, che sono un po' gioiosi ma anche dispettosi, e quindi stasera proprio ne avremo l'esempio. Un grande merito per essere qui stasera va ai registi di questa prima farsa che mettiamo in scena, e sono Ciccio Casamento e Daniela Spinelli. Vorrei che mi facessero compagnia più vicino. Perché senza dubbio, senza il loro impegno e la loro competenza. Un applauso. E grazie anche ai genitori che ci hanno concesso i loro figli per poter mettere in scena questa commedia. E questa è una commedia di Nino Martoglio che è stata messa in scena più di 100 anni fa per la prima volta. Quindi non è nuova, e molti di voi già la conoscono. E di che cosa si caratterizza? Soprattutto di quella lingua storpiata, di quei doppi sensi e quelli intriganti. E anche se rispecchia quello che era il tempo del fine Novecento, tutto sommato è ancora attuale, perché anche adesso ci sono tribunali ovunque, e quindi noi, ogni casa, qua mi suggerisce la nera, è un tribunale, e quindi poi spero che possiate incoraggiare tantissimo questi nuovi attori che si cimenteranno stasera. Prima di cominciare a passare devo fare anche dei ringraziamenti. Ringraziamenti innanzitutto per le offerte che all'ingresso ci avete dato, e che quelle di stasera andranno a favore dell'adozione a distanza che ogni anno fa cura la professoressa Scadeni. E vi devo ringraziare, perché molti di voi sono stati presenti anche alle altre commedie, per le offerte che abbiamo potuto avere, e che complessivamente, vi posso anticipare, si aggirano intorno a 1500 euro. Siamo felicissimi di questo. Anche perché siete stati molto generosi. E quanto prima metteremo i dettagli nella nostra bacheca. Probabilmente già saprete che una parte sono andate all'Associazione Siciliana per le Leucemie, una parte all'Unidas. Quindi questa è una cosa che per noi non è nuova. Ogni anno abbiamo contribuito, abbiamo fatto delle azioni così di solidarietà. Quest'anno siamo particolarmente felici proprio perché abbiamo fatto, come dire, l'ampen. E adesso non vi rubo altro tempo, vi auguro buon divertimento e forza ragazzi. Poveri lui, forza, cerchi, ti prendi i cappelli.
eccellenza. Necessariamente avrete mano un simposor di vicinetti, ossia una specie di piri lungo 12 centimetri, due signori, con un'area malangina, venendo verso di me, disse, ne regalo, fate tutto. Detto fatto, mi scivo fuori un litro saluto e si mudò con tutto corpo alla clinica. Io allora, vi scansare in illa, ci faccio una quantità e mi rovado la mano dritta. Un minuto centimenti c'era di ferire. Io, con la feuca via, mi indico ciò che avanza e subito salusando il giustizio medesimo. Come su un dia che chiara, uno che cade, sono un chiodo, o la rima, o un cincetto di scappare. Non ho capito un'acca. Incidentalmente, mentre questi ne vestiva irato. E allora come
facendo sedute. Su, sbraglia, sta dietro. Parlo di là. Amica, amica. Così. Sono mica giusta così. Tanto comparo un tempo.
compagno del suo pietra lavica che deburisce le sostanze strane. Bravo, giusto, come di sì. Benissimo, continuate, stocchi. Proseguendo, con Marlano, a sta sostanza dopo, come dice Cristiano, un signore che ci ha detto, ne troviamo in questa situazione. Io, come sa fa? Che te? E tu scuola mia, pulta di alza Venezia. Prima l'occasione, più sura, tu c'era, da disonesta e spirituata di concetta laica. E dopo la scivolò. Perché, nonostante che noi eravamo più su carica, e non levava d'acqua notte sfidusa di soloni, e da, come figlia che non c'erano ben puliti, e fici, mingiava la mano davanti, e mi impastava, e mi chiappava, tutti per di noi. Cancelliere, scrivete, il signore. La carinlazza introduceva la peste nel bucato delle parrocchiane. Ma no, scrivete così. Gettava nell'acqua della bottiglia. Bottiglia! Fanno, silenzio! Fai tutti! Silenzio! So io come si chiama. Bottiglia! Come lo si? Tu, Italo, sta bottiglia? Bucicata, occhiello.
Cinghiella, come dinanzi ha detto la teste stonchidi, è soprannominato panza arsa, il che in italiano si traduce pancia bruciata e vuol denotare l'assoluto difetto d'eva. Come dunque stata l'affermazione dell'accusato? Quella parte del corpo ferito poteva essere tanto appariscente e proficiente e pizzarsi sia medesima? Cancelliere, mi faccio piacere di inserire questa mia osservazione verbale. L'inverosimiglianza della versione masillara sta in questo, che il ferito non poteva essere colpito alla pancia, stante che difetta di questa parte del corpo essendo incendiata. Continuate! Non posso! Perché non
un dato momento si toglie dal piede un zoccolo, con rispetto parlando, e ci nemmisca un colpo nella testa dell'altro, producendoci ferita, lacero, contusa alla cuticagna. Scusando la parola che proferisco, ringrazio la sua faccia che mi ascolta. Guaribile! In 10 giorni. Ancora mi ho visto migliore di tutto e pensavo, nel segreto della mia coscienza, di andare a chiamare il mio compagno di pattuglia, Messer Rana, per avere la sua mano d'aiuto nel sedamento della strada da rossa. Difatti, ho fuggito di tutta cosa, che io, per fuggire, ho stato sempre l'unico. Nello stomaco, lascia
pigliare sopra la sua persona e ci ho trovato un riccasabuni, ossia un secondo coltello fuori misura. Svernazzo, ho fame, non c'è altro. Non ci sarebbe altro, ma dal momento che questo individuo invece con parole scemi, ci dico che c'è il seguito e consiste che mentre lo conducevo alle carceri di Gazi, in camera di sicurezza, ha incognato la nominata Francesca Stone, che ci ha parlato alle orecchie di lui, dopodiché io ho scucchiato. C'è altro? Sì, signore, se ci permetti, ci vorrebbe avanzare una stanza. Con questo fatto che ci ho posto, è chiaro e evidente che ho risicato la mia vita civile e con tutto questo né ne ho azione di grado né ne ho una piccola qualificazione pecuniaria. E va bene, ma lei per dire la contravvenzione del Licca Sabuni, picchi non esce, picchi, lei mi spiega la sua illuminata giustizia? Ma che c'è tra il pretore con le spettacole della contravvenzione? Rivolgetevi alla vostra amministrazione. Per mille monete, tutti in una maniera contro il guardo, ma qualche giorno, se mi scappa lo schirripizio, mi spoglio di questa carina indosso e formo una società denominata Guardi di Questura di Missionari, Società Socialista Centrale Italiana. Mi avvicinai e si tiravano i capelli. Mi allontanai e la gagliazza ricevette una zoccolata in testa. Corsi e trovai che il masillara feriva il fraschinella. Intimandogli la resa, arrestai il feritore, dedito a leccare del sapore. Dopodiché ha incognato la nominata Francesca Stonchiti nell'orecchio, onde li ho divisi. Ma anche voi, cancelliere, scrive il rumore? Traduco, signor pretore, traduco! Chiedo che sia chiamata la testa Stonchiti, la quale, dalla deposizione del rama, appare recente non avendo letto intera e tutta la verità. La difesa dovrebbe dire contro la richiesta del pubblico ministero? La difesa si rimette. Bravo! Ora ne ho prodotto sudori! Silenzio! Accumulato!
citazione così calorosa. E desideravo un attimo che i ragazzi, perché non vogliono che io li chiami bambini, che si presentassero uno alla volta, dicessero il loro nome, cognome e età. Maria Ghinda Regnazzitto, 10 anni. Laura Lembo, 13. Se riusciamo più siamo meglio, non facciamo una grande famiglia. Grazie ancora.